Quindi la domanda è: in che modo le associazioni possono svolgere questo ruolo di responsabilità nei confronti dei possibili donatori? Allora, una premessa: se la filantropia si è notevolmente ridotta, è che per circa 150 anni, se non di più, lo Stato italiano ha fatto di tutto per distruggerla. Questo è il dato storico, dalle leggi Sicardi, Crispi, e si può andare avanti. E quindi, chiaro, adesso bisogna ricostruire una tradizione che è stata molto, molto, sicuramente non facilitate. Per quel che riguarda il ruolo che può avere il privato sociale da questo punto di vista, ricordo quello che mi diceva il vecchio presidente della Silicon Valley Community Foundation, il quale mi diceva: non si dona problemi, si dona soluzioni. Cioè, la gente non dona per un problema, dona se vede una soluzione. Ora, è chiaro che un compito fondamentale del privato sociale è elaborare queste soluzioni, farle vedere, presentarle alle persone in modo che queste persone se ne possano innamorare e poi eventualmente identificarsi con esse e quindi portare avanti. Questo, secondo me, è il ruolo principale.